che non ha mai assaggiato il prosecco con l'oro? Io. Ora però mi dovete dire di che cosa sa, eh? Infatti siamo curiosi di questo. Vai. Brava, esatto. Ha mangiato la foglia. D'oro. Ha mangiato la foglia. Infatti lo scopo di tutto è quello semplicemente... Vieni. Grazie. Di arricchire il prodotto. Com'è? È prezioso? È prezioso? Sì. Tieni col prezioso, guarda. Vai col prezioso. Come stai? Allora, bravo. Benone. Ecco chi non l'ha assaggiato. Questo è polvere d'argento. È commestibile, infatti. Il bello di quello è che è commestibile. Viene fatta... Aspetta, eh. Sì, vai, vai. Viene fatta la lavorazione con una particolare battitura che porta praticamente il metallo a diventare quasi un niente, impercettibile, completamente in sapore, ma con la bellezza e la brillantezza e la preziosità dell'oro e dell'argento, che andiamo poi a usare per quelle che sono le nostre pietanze o quelle che sono le nostre bevande. Quindi se uno non sa cucinare come lei, ci mette sopra l'oro e avrà una cucina d'oro. Una mano d'oro, una ragazza d'oro. Ecco qua. Allora, chi è che mi sa dire di che sa? Prosecco. Esatto. Però un prosecco d'oro. Pronti? Prego. Prego. Grazie, bravo. Venga. L'oro dei bambini. Allora? Ma è qui il caso di dire... Non è tutto oro, quello che luccica invece sì. Anche perché è oro 23 carati, davvero, eh? È oro. Oro come una fede, oro come un paio di orecchini, anzi, l'oro degli orecchini può essere solitamente 18 carati, questo è 23 carati. Quindi dal ragazzo ci facciamo regalare questo. Quindi dal ragazzo vi fate cospargere d'oro. E te pensa che per poco più di 30 euro vi potete far spolverare in una maniera preziosa.